Cari amici, siamo arrivati con il nostro mezzo a Vena di Maida, in provincia di Catanzaro, per parlare di zootecnia. E sì, perché questa puntata di Turismo Verde la dedichiamo all'allevamento delle pecore. Vedremo come si mungono le pecore, come si allevano e come si conserva, e perciò, conseguentemente, come si trasforma il latte di pecore. Quindi seguiteci! Iniziamo il nostro percorso all'interno di questa azienda per seguire, insomma, la produzione del latte, la produzione del latte di pecora, ovviamente dalla stalla, quindi dal ricovero degli animali. In questo momento, precisamente alle mie spalle, abbiamo dei piccoli, diciamo, di pecora, quindi abbiamo gli agnelli, vero dottore Persico? Sì, qui in questo angolo dedicato della stalla c'è un gruppo di animali che sono nati all'incirca nel mese di gennaio-febbraio. E sono stati selezionati da chi? Da un capo che durante la sua vita, diciamo, si è distinto per parsimoniosità, per una salute sempre eccellente, eccetera. E quindi da quel capo, durante poi il parto, noi preleviamo, avendo monitorato capo per capo, preleviamo degli agnelli femmine o anche maschi, ma le femmine in modo particolare, che costituiscono il cosiddetto gruppo di rimonta. Che cos'è il gruppo di rimonta? È quel gruppo, perché un gregge non ha una vita eterna, ma tutto finisce. La gestione economica di un capo è di circa 5 anni, poi può succedere che un capo lo tieni 7, ma può succedere anche che un capo lo tieni 3, perché durante il percorso si sono verificate delle condizioni per cui è utile economicamente levarlo o mantenerlo. Allora, i capi di rimonta sostituiscono esattamente questo gruppo, è all'incirca il 20% dell'intero branco, diciamo. Quindi noi mettiamo da parte questi agnelli, che sono frutto di una preselezione, li prepariamo per rimpiazzare i capi che vanno a fine carriera. Quindi è un gruppo di pecore da rimonta. Immaginiamo 500 capi in lattazione, noi il 20%, 100 capi, quindi 100 agnelli selezionati, sostituiranno i 100 che vanno in dismissione, in modo tale che in 5 anni il gregge è totalmente rinnovato. Che tipo di stalla è questa? Allora, questa è una stalla con stabulazione cosiddetta semiconfinato. Nel senso che gli animali non stanno sempre qui in stabulazione fissa, ma vengono in particolari orari del giorno, per il riposo durante l'estate, perché il periodo di insolazione è lungo, quindi c'è una pausa nella parte centrale della giornata, c'è il ricovero notturno e quindi gli animali vanno sia a pascolo che stanno nella stalla, dove vengono alimentati in integrazione. Come vedete, lì ci sono dei fieni e le mangiatoie, dove poi si depositano questi fieni per integrare quello che in campo l'animale non ha trovato, oppure per svernare nei periodi in cui diciamo, le piogge abbondano, e quindi per l'animale è difficile, anche se esce, procacciarsi il cibo. Allora noi dobbiamo stare particolarmente attenti a integrare in stalla l'alimento mancante in campo. Ed ora andiamo a vedere la mungitura delle pecore. Continuate a seguirci. E allora, come dicevo prima, siamo a Vena di Maida, frazione del comune di Maida, quindi siamo nella provincia di Catanzaro. In questo momento, in questa azienda, stiamo assistendo a che cosa? Alla mungitura delle pecore, vero? Tonino, sì. Tonino Persico, che è uno dei titolari appunto di questa azienda, che ci descriverà un po' come avviene la mungitura e quindi poi la successiva lavorazione del latte di pecora. Allora, la mungitura avviene in un locale dedicato, attiguo alla stalla, dove c'è appunto una stabulazione semiconfinata. I capi entrano 24 per volta, perché questa macchina gestisce appunto 24 capi, in quanto è composta da 12 elementi aspiranti,
e ogni elemento gestisce due capi. La procedura è questa: si fanno entrare le pecore entrano spontaneamente quasi, a parte che acquisiscono un'abitudine nel tempo. Ma come vedete questa macchina dispone di un dosatore di alimenti che funge sotto tre aspetti. Uno è quello di adescare l'animale, quindi funge da esca. Secondo, da integrazione alimentare. Terzo, da bilanciamento della razione. Cosa significa questo? A parte, l'esca lo sappiamo che cos'è, è qualcosa che attira l'animale. L'integrazione avviene in diverse fasi dell'anno in modo diverso, in quanto l'animale può trovare più o meno abbondanza di cibo durante la pascolazione esterna, quindi qui si fa il resto, cioè quello che manca si integra. Quindi ecco l'integrazione alimentare. Il bilanciamento invece avviene perché durante la fase della stagione le essenze che mangiano sul campo possono raggiungere gradi di maturazione diversi, quindi a primavera piuttosto erbe fresche, quindi con abbondanza di acqua, durante maggio-giugno quando le essenze maturano e hanno già prodotto il frutto, e allora sono alimenti ricchi piuttosto di proteine, quindi qui che cosa si fa? Si integra semmai un po' di energia, se invece abbondano le energie all'esterno qui si integrano le proteine. Quindi esca, integrazione e bilanciamento della razione. Il latte viene aspirato attraverso degli elementi aspiranti e intubazione d'acciaio, il latte passa direttamente nelle vasche frigo del caseificio che è attivo alla sua. Dopo vedremo. E quindi non si tocca niente con le mani, come vedete, tutto ambiente sterile. Quanti capi ci sono qui dentro? Allora, questa stalla gestisce al momento circa 400 capi, ne abbiamo avuto anche di più nel passato, ma abbiamo ritenuto di bilanciare questo numero perché è un compromesso giusto tra le disponibilità alimentari dell'azienda. La razza delle pecore, che razza sono? La razza, siamo partiti con un gruppo di pecore comisane all'origine, poi abbiamo innestato un gruppo di sarde e successivamente, nel recente passato, con un gruppo del Belice. Ovviamente l'incrocio, la selezione si fa sulla base della quantità di latte che e la pecora può produrre, no? Lo si fa perché l'allevatore non persegue scopi filantropici, ma persegue il massimo profitto della propria attività. Quindi avendo operato questo incrocio abbiamo raggiunto tra le disponibilità alimentari e le caratteristiche dei nostri elementi, perché per ogni areale gli alimenti non sono gli stessi, evidente, no? Sono frutto di quel microclima, di quella condizione ambientale. Quindi tra quello che noi ricaviamo come alimenti e la razza animale abbiamo trovato questo compromesso e nel tempo abbiamo migliorato quelle che erano le quantità, le qualità, giusto per inseguire scopi di carattere economico. Diciamo. Ecco, quant'è la produzione media di una pecora per quanto riguarda ovviamente il latte? Ma questo dipende molto dagli alimenti e dalla razza. Noi abbiamo raggiunto all'incirca il litro e mezzo di latte per capo, che è, diciamo, è tra la mungitura di mattiniera e la mungitura serale, perché si fa in due fasi giornaliere. Durante il giorno le pecore mangiano e nello stesso tempo esercitano la ruminazione, come anche la notte, quindi la mattina e la sera noi ricaviamo, appunto, attraverso la mungitura quelle che è stata la resa lattea degli alimenti consumati durante il giorno. Io ho notato che ogni pecora ha l'orecchino, chiamiamolo così, ecco, una targhetta attaccata alle orecchie, all'orecchio. Ci sono controlli sia sulla quantità del latte, sulla salute dell'animale, ma addirittura oggi hanno anche all'interno, che non si vede, un bolo elettronico attraverso, e poi c'è anche il lettore conseguenziale. Se tu vuoi sapere la matricola di quella pecora non c'è neanche necessità più di andare a leggere l'orecchino, attraverso un lettore elettronico e il bolo che hanno nello stomaco noi sappiamo. Quindi una sorta di quell'animale. Una sorta di carta di identità, esatto. di codice fiscale. Elettronico addirittura. Elettronico. E quanto dura di media la mungitura? Ma all'incirca dall'ora e mezza a due, dipende un pochettino dalle 400 capi si riescono a mungere in uno. I 400 capi non sono tutti in lattazione, evidentemente. C'è il capo che, voglio dire, è in asciutta,
Però 400 è il numero complessivo. In lattazione noi dividiamo il gruppo in due fasi per avere una lattazione lunga, perché sennò il latte di una pecora dura dai 3-4 mesi massimo. Il latte di pecora, lo sappiamo, è un latte grasso, quindi ha circa 24 punti di caseina, che significa che con 5 litri di latte, 5 litri e mezzo, si può produrre un chilo di cagliato. È particolarmente adatto per la trasformazione, a differenza magari del latte di... Per l'ovino, però è chiaro che i risultati non sono gli stessi, ci vuole più latte per produrre un addensato, diciamo. Ecco, nel caso del bovino ci vogliono circa 7 litri, 8 litri di latte per avere... La resa è intorno al 18%, con quelle delle pecore 24, 25, 26. Ecco, ora le pecore insomma stanno terminando la mungitura di essere munte. Poi successivamente cosa fanno? Cioè, qual è la vita della pecora in un'azienda? La pecora adesso, finito la fase della mungitura, si dividono sempre in due gruppi e si parte per la pascolazione esterna. Noi, l'azienda è estesa a circa 150 ettari, per cui la stragrande parte delle superfici sono destinate a pascolo. Quindi vanno al pascolo tutta la giornata e poi rientrano per che ora? Rientrano per una sosta giornaliera di un paio d'ore, rientrano verso mezzogiorno e poi ripartono a pascolo verso le 2, le 2 e mezza, stanno ancora a pascolo diverse ore, verso le 6 rientrano e si... Fanno una sorta di pausa pranzo, diciamo. Poi non è che si devono spostare molto, l'azienda è un unico corpo aziendale, non è frazionata, per cui basta, non so, un percorso di 500 metri e sei già nel luogo dove trovi il cibo necessario. E poi la mungitura serale, che avviene a che ora? Appunto, dalle 6, appena arrivano le pecore, dalle 6 in poi si munge da capo. Ok, benissimo, per ora stiamo vedendo la mungitura, però poi parleremo anche di come viene trasformato il latte di pecora, quindi continuate a seguirci. Allora, questa è, diciamo, è un recipiente di prima raccolta del latte, vero? Sì. Questo recipiente confluisce tutto il latte della linea di mungitura in un'ampolla ovviamente ermetica, c'è un prefiltro, un prefiltraggio, quindi un accumulo, una pompa di aspirazione, tubazione di acciaio e il latte viene convogliato in delle vasche frigo che si trovano nel caseificio attiguo, dove viene mantenuta una temperatura di 4 gradi per evitare che partano immediatamente le fermentazioni, perché lui viene estratto dall'animale con la temperatura corporea. Mantenuta quella temperatura... Di media è di quanto? Ma una temperatura corporea molto simile a quella umana, voglio dire, 30 gradi, eccetera. Ma a queste temperature, come sappiamo, dato che nel latte è contenuto il lattosio, che è uno starter fermentativo, partirebbero subito le fermentazioni, quindi non ti lascerebbe il tempo di organizzarti per fare tutto il processo della trasformazione. Allora questa temperatura viene abbattuta e mantenuta al di sotto dei 4 gradi da delle macchine dedicate e specifiche. Quando si è pronti per fare la trasformazione, da quelle vasche confluisce nel pastorizzatore e lì inizia il processo di trasformazione. Tutto questo processo dura quanto? Cioè, il latte si porta in lavorazione quasi nell'immediato, cioè nel senso in caseificio più o meno, dipende dal ciclo di lavorazione. Normalmente lavora il latte del giorno prima. Quindi oggi stiamo mungendo, stasera si munge, domani mattina tutto questo latte prodotto viene trasformato, mantenuto a quella temperatura, abbattuta la temperatura quella corporea, cioè di prima produzione, e poi si parte con la pastorizzazione che avviene fino ai 65 gradi di temperatura. Ma ci sono macchine dedicate che gestiscono tutto questo processo. Allora, un altro gruppo di pecore è andato via, ora sta entrando l'altro gruppo, tra poco li vedremo proprio entrare e posizionarsi appunto sulle rispettive postazioni. Insomma, un processo abbastanza non facile, complicato, no? Cioè, meccanico sicuramente. Sì, impegnativo per l'uomo che deve gestire evidentemente tutti questi processi.
quasi spontaneo per gli animali che ormai sono abituati a questa routine di due volte al giorno. L'importante è nell'ingresso dalla stalla alla sala mungitura che vengono limitate l'ingresso di 24 capi, perché la macchina più di 24 capi non può ospitare, evidentemente. Una bella attività sicuramente, ma molto molto faticosa, anche perché qui dentro si lavora 24 ore su 24, possiamo dire, 7 giorni su 7, festività comprese. E anche con orari impegnativi, come vedete. Stiamo registrando alle 5 del mattino, per la gioia del mio operatore Paolo Sacco. Continuate a seguirci. Quindi ci siamo spostati dalla stalla, dalla sala di mungitura, all'interno del caseificio, dove, come dicevamo prima, avviene, diciamo, una prima conservazione del latte, vero? Sì. Allora, qui arriva attraverso la tubazione d'acciaio che vi ho indicato quando eravamo nella sala mungitura, il latte confluisce in queste vasche frigo, quindi senza contatti esterni, senza niente. Queste vasche hanno la funzione di mantenere la temperatura del latte al di sotto dei 4 gradi, poi da queste vasche passa in pastorizzazione e da lì inizia il processo di trasformazione. Ok, però il processo di trasformazione del latte lo vedremo nella prossima puntata di Turismo Verde, perché per ora abbiamo finito qui da questa azienda a Vena di Maida in provincia di Catanzaro, ed ovviamente io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ed ovviamente logicamente ringrazio il dottore Tonino Persico per averci accompagnato nella loro realtà aziendale. Quindi ci diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Io a mia volta ringrazio voi perché prendete come dire, a cuore le iniziative per promuovere quello che sono le peculiarità del territorio calabrese, l'Ametino in modo particolare, perché non è tutto negativo quello, perché il racconto del giorno sono piuttosto disastri, guai. Cioè, ci sono anche realtà che producono, realtà dove si lavora con pazienza, con serietà, con sacrifici, per cercare di, come dire, di produrre intanto alimenti di alta qualità, ma tutto ciò che serve per l'uomo è fatto con scrupolo, coscienza e dedizione. Quindi io ringrazio voi per la vostra presenza e vi aspettiamo evidentemente anche nel prosieguo delle nostre attività. E questo è Turismo Verde, cioè far vedere le eccellenze calabresi, le eccellenze del Sud Italia. Ancora grazie per averci seguito.